Sì. La prima si chiama Francesca, te la mostro. Elisabetta, mandiamo la sua immagine. Francesca Giubelli, eccola qua. Influencer italiana, viene così definita. Legge il tuo libro, vedi? Sì, vedi. Legge il tuo libro. Tra l'altro so che oggi non poteva essere con noi perché sì. È alla sagra della fragola di Nemi. Ah, vedi è stata che bello. Invitata alla sagra, vedi, sì. Vedi. Peccato che non esista perché è un prodotto dell'intelligenza artificiale. So. Tanto quanto un'altra influencer, di lei non possiamo mostrarti il volto, ma possiamo leggere un titolo che la riguarda. Eccola qua, Alba Renai, influencer che non esiste, creata dall'intelligenza artificiale, conduce però la versione spagnola dell'Isola dei Famosi e noi Selvaggia non abbiamo potuto mandare la sua fotografia, cioè l'immagine che la riguarda, perché ha dei diritti legali. Lei si concede solo ed esclusivamente se quello in cui dovrebbe intervenire è un contesto a lei favorevole. Mm. Cosa ti ricorda? Beh, insomma, comunque mi sembra che abbia più diritti dei bambini e dei figli di tanti influencer, questo già, che sono cosa loro, che sono trattati come se fossero cosa loro. Cioè, diciamo che, ecco, forse la cosa che ho metabolizzato con più difficoltà nello studiare il fenomeno di Ferragnez è stato l'abuso dell'immagine dei bambini, che ora sembra essersi fermata, però insomma si è fermata. Che però è stata adottata da tantissime altre persone, anche no, è colpa gente nostra, comune. È colpa nostra, perché tantissime persone con cui ogni tanto battibeccavo, anche persone intelligenti, a cui dicevo, ma perché metti like ai bambini dei Ferragnez? Ma o di altri influencer. Anche colleghe nostre, colleghe nostre che io reputo intelligenti e mi rispondevano ma sono così carini, a me piacciono così tanto questi bambini, cioè sembrava un'azione assolutamente innocua. Noi dobbiamo ricordarci che i nostri like sono il loro capitale sociale, noi siamo il loro capitale sociale e i nostri like vengono capitalizzati e convertiti in contratti, oltre che in consenso, in contratti. Quindi quando Fedez e la Ferragni dicevano ma no, ma noi i nostri bambini non abbiamo mai monetizzato i nostri figli perché non sono mai stati testimonial di brand. Questo è vero perché non li abbiamo mai visti, no? Pubblicizzare un pannolino o un vestitino. Ma erano i grandi testimonial del brand Ferragnez, perché i contenuti con i bambini erano i più cliccati, i più, insomma, quelli con più like e quindi davano valore, aggiungevano molto valore ai social dei genitori e questo diventava poi ovviamente un vantaggio economico enorme. Nel 2002, se non sbaglio, è uscito un film che si chiama Simone con Al Pacino. Si innamorava di un ologramma che peraltro aveva delle ricadute poi anche nella vita sociale. Sì, ricordo. Aveva delle conseguenze, un impatto, come se quell'ologramma fosse vivo, vero, in carne ed ossa. Le influencer di cui ti ho appena fatto il nome esattamente sì. Vengono già trattate come persone in carne ed ossa. Questa è la deriva della comunicazione di massa a cui stiamo assistendo. Dove stiamo andando? Non lo so. E credo, non lo so, sia una risposta inquietante, nel senso che ho sempre interpretato con anche un certo anticipo i nuovi fenomeni. Questa volta sono spaesata. Quello che mi sembra chiaro e evidente è che come dire, si stia iniettando un veleno nella società di cui non abbiamo l'antidoto. Io credo che dovremmo studiare attentamente quali potrebbero essere le conseguenze dell'avvento dell'intelligenza artificiale in tutte le sfere possibili della società. Guarda, ieri è successo, un mio amico ieri mi ha mandato una nota vocale con la voce di Chiara Ferragni che diceva, ah, sono qui con Selvaggia, va tutto bene, eccetera. E io gli ho scritto, in che senso? Perché Chiara Ferragni? In realtà non era la voce di Chiara Ferragni, era una voce creata con l'intelligenza artificiale, era una nota vocale. Poi me ne ha mandato un altro in cui io parlavo con Chiara Ferragni ed era la mia voce. Io sono che chiaramente è una cosa da Black Mirror. Ora, al di là dello stupore nel sentire la mia voce che non era la mia voce, dire cose che non ho mai detto, ho pensato se queste note vocali cominciassero a girare e io dicessi delle cose molto sconvenienti, diventerebbero delle notizie. Io conto molto poco, immaginati cosa si può fare con, se è già successo in parte naturalmente, però con le voci dei politici, di tantissime persone che insomma in qualche modo decidono i destini dell'umanità. Ecco perché per rimanere un po' svegli bisogna saper leggere tra le righe. Il vaso di Pandora. Grazie, di Selvaggia Lucarelli. Grazie. Grazie a te, grazie. Selvaggia, complimenti. Grazie, no, grazie. Dove vado? Okay. Grazie.